Prego i consiglieri che sono presenti di prendere posto. Belisario, anzi Fantino, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, la Pina Gianni, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, La Notte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vidrotti. Sono presenti soltanto 9 consiglieri, assenti 15 più la Presidente, 2 consiglieri assenti giustificati, consiglieri Poli e Lozzi. Quindi rifacciamo l'appello alle 9.30, grazie. Fantino, Belisario, Benassi, presente. Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano c'è. Ho capito, Giuliano, Gugliotta, eccolo, dove sta? Eccolo, sta davanti a te. L'appello? Laddaga. Ci mettiamo a posto, sta facendo l'appello, per cortesia. Lancia. Sì. Lancia. Sì, c'è. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Non c'è. Lozzi. Madronola. Poli. Non c'è. Stelitano. Tredicine. Tutino, Villa, Vidrotti, non c'è. Allora, abbiamo 16 consiglieri presenti. Assenti 8 consiglieri, di cui 2 giustificati, e assente la Presidente. Quindi possiamo aprire il Consiglio. Nomino quale scrutatore della seduta i consiglieri Carrus, Caccamo, La Notte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi dall'Aula se non previa comunicazione alla Presidenza. Grazie. Credo che... Diciamo, la settimana scorsa, anzi anche ieri a Roma, sono successi alcuni fatti piuttosto tragici. Io credo che quello che è successo alla fermata della metro Furio Camilla, un tragico incidente, sia stata una cosa molto grave che ha colpito tutti quanti noi in maniera generale. E nonostante che la famiglia, in una maniera molto, almeno dal mio punto di vista, apprezzabile, abbia scelto di massima, diciamo, riservatezza, la non pubblicità neanche dei funerali, ma abbia, diciamo, voluto celebrare quei funerali e ricordare il bimbo morto in forma strettamente privata, io credo però che
che noi, diciamo, un momento di riflessione, di silenzio sia lo stesso dovuto, e comuniamo al minuto di silenzio per il bambino anche per il gioielliere ucciso ieri. Quindi sospendo il consiglio, facciamo un minuto di riflessione, grazie. Riapriamo il consiglio e procediamo con l'ordine del giorno. Allora, il primo punto all'ordine del giorno riguarda proposta di deliberazione avente ad oggetto proroga scadenza termine per l'attività della commissione consiliare speciale denominata regolamento decentramento amministrativo e problemi conseguenti all'accorpamento ex municipi nono e decimo. Faccio presente, se questa proposta di delibera, sono presentati due emendamenti, uno a firma, allora, la Daca, Tutino, Benassi, e l'altro Tutino e Benassi. E questi due emendamenti riguardano la parte deliberativa, in cui praticamente uno è tutti e due sostitutivi. Invece il primo emendamento presentato dalla Daca, Tutino, Benassi chiedono di sostituire anni due con anni con un anno. Invece quella firma di Tutino e Benassi sopprime il capoverso 1 della... No, questo riguarda... Allora scusami, sopprimere, questo qui sono... Questo riguarda un'altra cosa, un'altra risoluzione. Se mi dai... Sulla delibera solo questo. No, tutti e due, qui. Questa parte qua, guarda. Questa parte qua, che la necessità... La necessità fino a progetti municipali, quindi la necessità della proroga è dettata acquisita in programma, poi la redazione del regolamento relativo alla partecipazione dei cittadini. Quindi riguarda le premesse. Sì. Bene? Quindi facciamo le fotocopie di questi due emendamenti, mettiamo a disposizione dei consiglieri, dopo la discussione generale procediamo all'esame degli emendamenti. Allora, prego la Presidente della Commissione di illustrarci le motivazioni che hanno portato alla richiesta della proroga. Allora, la proroga è stata richiesta per portare a termine il regolamento che è stato finito e adesso è all'esame della Commissione insieme agli uffici per verificare la correttezza amministrativa del regolamento. In più c'è tutta la problematica del decentramento sulla quale sta lavorando la Commissione Comunale e di cui noi ci dovremmo preoccupare, sarà il prossimo compito una volta esaurita l'esame del regolamento. Il regolamento poi richiederà tempo perché una volta approvato definitivamente in Commissione comunque dovrà andare all'approvazione del direttore del municipio. Poi c'era il problema del decentramento e poi io avevo chiesto di inserire la parte relativa alla partecipazione perché le linee guida sulla partecipazione sono state inserite all'interno del regolamento e si trattava poi di esplicitare il percorso della partecipazione, cosa che sta facendo anche l'assessore Masini e che poi probabilmente andrà in tutti i municipi. Però siccome vedo che ci sono dei problemi, io propongo di ridurre di chiudere la commissione entro il 2015.
di accorciare i tempi, così approviamo il regolamento, la chiudiamo e non se ne parla più. Presentiamo un emendamento in questo senso. Vorrei anche far presente le cose che la Commissione ha approvato in questi due anni, perché oltre a lavorare sul regolamento la Commissione ha approvato le linee guida dei comitati di quartiere, ha approvato una delibera sulla trasparenza che è rimasta inattuata nei cassetti degli uffici di questo municipio, purtroppo, perché sennò staremmo meglio, e ha approvato la diretta streaming e il regolamento per la diretta streaming. Quindi è una commissione che ha lavorato sempre, ha lavorato anche per parecchie ore, ogni volta che si è riunita non sono mai state meno di 4-5 ore di lavoro, però siccome oltretutto sono stata accusata di volerla prolungare per finire di depauperare questo municipio con i gettoni di presenza, e siccome personalmente le mie presenze in questo municipio sono sempre di 5-6 volte, cioè sono sempre sulle 20 presenze, mentre non mi vengono pagate 20 presenze ma 15, personalmente sarei veramente stufa di questa situazione. Per cui che il Consiglio, se si può sospendere e valutare la chiusura della Commissione, ha appena approvato il regolamento del Municipio. Grazie. Grazie. Allora, apriamo la discussione. Sono chieste interventi. Ci sono richieste di intervento generale. Io penso... Consigliere Penassi. Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Dunque io credo che sia il caso, visto comunque quanto detto dalla Presidente della Commissione Lancia, di sospendere il Consiglio per comunque valutare la sua proposta, che francamente non condivido per il semplice motivo che, come lei ha sottolineato, secondo me c'è ancora del lavoro da fare da parte della Commissione per quanto riguarda le altre due tematiche di cui si occupa, cioè il decentramento e l'accorpamento. Il motivo per cui abbiamo chiesto un emendamento comunque la riduzione a un anno è perché questo era quello che avevamo pensato fin dall'inizio e quello che ci sembrava essere, insomma, quello che si è detto anche in Commissione, per cui non sappiamo come mai abbiamo ora invece un testo che chiede due anni di prolungamento, per cui per essere molto chiari non c'è nessun tipo di accusa nei confronti nei confronti della Presidente della Commissione, nei confronti di nessun altro per il fatto dei gettoni, ma si tratta, io però non l'ho detto, Cinzia, chi l'ha detto, francamente mi interessa poco, per cui credo che sia il caso di sospendere il Consiglio. Appoggio la richiesta della Consigliera Lancia per un attimo definire un po' meglio questa situazione, che già sta andando troppo oltre il consentito, secondo me. Grazie. Consigliere Tudino, prego. Un attimo, facciamo prima se ci sono altri interventi. Allora, a questo punto... se si sospende... Credo che sia opportuno sospendere un attimo solo. Allora, vediamo intanto se ci sono altri interventi. Io volevo, intanto, prima di dare la parola a altri consiglieri, volevo dire una cosa di cui me ne assumo la piena responsabilità. Il suggerimento di mettere due anni nella proroga della Commissione è venuto dal sottoscritto e quindi non dalla consigliera Lancia. La consigliera Lancia nella proposta aveva messo un anno, io avevo suggerito di mettere due anni, ma non era mettere due anni... cioè, siccome il regolamento è ancora in corso, c'è il problema del decentramento, dell'accorpamento, pensavo che potesse essere un tempo possibile, però credo anche, cioè, non sono decisamente contrario, oppure la volontà del Consiglio poi è sovrana, secondo me anche un anno diciamo è giusto, se si può benissimo fare, quindi non c'è nessuna, diciamo, quello che diceva la consigliera Lancia, nessuna considerazione, retroconsiderazione nel voler prolungare la commissione, che credo, e ripeto, la commissione regolamento, credo che abbia lavorato nella maniera più approfondita possibile, va dato atto alla Presidente della Commissione. Allora,
Detto questo, consigliere Stretato, discussione generale, non sugli emendamenti. No, no, discussione generale. No, io mi sono permesso anch'io di presentare un emendamento, ma un emendamento, presidente, signori consiglieri, solamente provocatorio, ma no perché con 2 anni o con 1 anno o con 6 mesi. Questa mattina la consigliera Lancia ci ha sollevato un problema importante. Il funzionamento delle commissioni, la produzione degli atti della commissione, il lavoro fatto dalla consigliera Lancia è un lavoro da certosino, che ancora il tempo, se vogliamo fare un regolamento che poi faccia da apripista negli altri municipi. Sicuramente gli altri municipi già hanno il loro regolamento, ma perché no guardare il lavoro fatto da bravi consiglieri che stanno in commissione. Certo, spesso e volentieri si sente in commissione qualcuno che pensa che c'è la corsa al gettone, come che non è che con questi gettoni ci cambia la vita di tutti i giorni, e sempre quelle 577 euro al mese sono, se ne fai 200 di commissione o se ne fai 15. Allora, quell'imbecille che ogni tanto in commissione si alza e dice, pensa, ma l'imbecille posso essere io come può essere un altro consigliere, perché Dio, non voglio fare i nomi, che sappiamo tutti il cognome però. Detto questo, io non avrei fatto nessun emendamento, presidente. Non avrei fatto nessun emendamento, avrei sospeso subito il consiglio, avrei detto che ci servono i tempi giusti, che si faccia il regolamento e si chiude la commissione regolamento. Ma che c'è bisogno di 1 anno, di 6 mesi per fare cosa? Tra l'altro la presidente della commissione ha lavorato anche su altri fronti. Bisogna fare una commissione che controlla gli atti di questa amministrazione, che vada a vedere che una cosa che sarà approvata e poi se non è stata fatta. Questo è un problema che dobbiamo affrontare, perché portiamo gli atti in consiglio e poi non succede niente. Altro che emendamenti, serietà nell'approntare la commissione, che quello che può sembrare la presenza inutile, io non mi sembra di aver perso tempo in questi anni. Innanzitutto ho imparato tante cose anche del consigliere che sta zitto, soprattutto di quel consigliere che parla, che non parla facendo l'attore ogni momento. Scusate lo sfogo, non volevo intervenire, pensavo che fosse un consiglio breve, visto che si parla di cose abbastanza brevi, visto che c'è un sacco di cose da fare sul territorio. Dentro Piazza dei Tribuni, presidente, manca l'acqua. Ieri pomeriggio è stata una esodorazione con quei bambini in mezzo alla polvere. Monte del Grano, non è... davanti dentro il parco degli acquedotti c'è pieno di cani. Non sono, ci sono tanti problemi, micro problemi, che facciamo pure l'emendamento, sta a 2 e 4, ma fatemi il piacere, va. Consigliere Matrodola, prego. Consigliere Matrodola. Buongiorno a tutti. Prego. Beh, io ho sentito qualcosa, condivido, del consigliere che mi ha preceduto, in particolar modo che questa commissione dovrebbe rimanere aperta il tempo necessario, ma o più che rimanere aperta il tempo necessario per terminare il regolamento, per accelerare, perché se noi ci prendiamo 2 anni, 2 anni o 18 mesi, significa che andiamo nell'altra consigliatura, perché stiamo vivendo tutti quanti la situazione del Comune di Roma che sta in bilico, un giorno sì, un giorno no, quindi prenderci 2 anni significa mandare tutto alla prossima consigliatura, perché non credo che il sindaco Marino resista altri 2 anni, me lo auguro per lui ma non certo per noi, e quindi chiedere una proroga a 2 anni, 18 mesi è troppo, perché la commissione, ma visto che si è parlato tanto di gettoni, che paghiamo i gettoni, che ci pagano i gettoni, che facciamo 200 commissioni, facciamo 220 commissioni,
Programmiamo questa commissione più volte, magari due volte a settimana, perché no, tre volte, magari facciamo due articoli al giorno, visto che è tutto gratis, continuiamo a fare gratis il nostro lavoro. Quindi così togliamo di mezzo anche la problematica di questi benedetti gettoni, che qualcuno continua a dire che facciamo le commissioni per i gettoni, le 15 commissioni. Per quanto riguarda gli altri argomenti importanti, come diceva il consigliere che mi ha preceduto, lui ha parlato sì, di Piazza dei Tribuni, ma io vi dico soltanto che in via Caltagirone è stata posizionata una palina al centro del marciapiede di 80 centimetri, dove un portatore d'handicap non passa, un non vedente, e la signora del primo piano non può aprire la finestra, perché la palina è posizionata proprio in prossimità della sua persiana. Dal 4 maggio che va avanti questa storia, nessuno si degna di prendere la bega o la motosega per tagliare questa benedetta palina. Pare che ieri, dopo che il consigliere Matronolo abbia fatto un po' di casini, pare che ieri la presidenza si sia messa in contatto, o l'assessore competente, con l'utente, dicendogli che forse interverremo. Cioè, queste sono le problematiche del nostro municipio, che ci battiamo tanto per i portatori d'handicap, per i non vedenti e tutto quanto, e poi li mettiamo in condizione che non possono attraversare un marciapiede, passare su un marciapiede. Ritornando, questa è una dei tanti... Ritorniamo al regolamento, di Piazza San Giovanni Bosco, le panchine sono impraticabili perché gli alberi li hanno sommerse. Eppure stiamo zitti e buoni, tutti calmi, tranquilli, chiediamo proroghe di 2 anni, facciamo le commissioni importanti, come quella potrebbe essere la commissione dei lavori pubblici, che da ben 2 settimane non viene convocata. Abbiamo un problema grande, che il consiglio che riguarda l'AGA, e a tutt'oggi l'AGA è rimasta, nonostante il regolamento prevede 10 giorni, è rimasta nel cassetto, e nessuno, la commissione competente, perché se è competente doveva riunire immediatamente gli organi, tutti quanti i consiglieri, per prendere visione di quello che sta succedendo. La commissione competente se n'è altamente, non dico fregata, ma l'ha presa alla larga. Quindi ci abbiamo delle situazioni che vengono prese per le corna, ma dopo, come il toro comincia a muoverle, le situazioni vengono mollate e tutti scappano. Io ripeto, il problema dell'AGA è un problema importante. Forse qualcuno dirà: ma tu ce l'hai con l'AGA? No, io ce l'ho con la legalità, che è differente. La legalità significa che da 12 anni noi continuiamo a dare dei servizi su questo municipio senza gara, senza niente, aggiudicazione diretta, proprio senza niente, con una semplice determinazione o una semplice delibera di consiglio. Pertanto, ripeto, chiedere la proroga di 2 anni mi sembra un termine eccessivo, ma è eccessivo anche 18 mesi, perché se la commissione sta lavorando bene, ha lavorato bene in 2 anni, credo che abbia ultimato quasi tutti quanti gli articoli, e continuiamo e aspettiamo il decentramento. Questo decentramento credo che venga da decenni, che aspettiamo tutti il decentramento. Ogni volta che si parla di decentramento ci arriva una tegola sulla testa. Parlavamo di decentramento e ci hanno accorpato il municipio, quindi mo parleremo di decentramento, può darsi che ridividono il municipio, perché forse hanno capito che è un municipio troppo grande e pertanto è ingestibile. Abbiamo due comandanti dei vigili, un unico municipio, aspettiamo il decentramento, un unico municipio, 2 comandanti dei vigili. Io continuo a ripeterlo, che ne sai? Quindi se avevamo 2 municipi avevamo 2 comandanti, abbiamo 2 comandanti in un municipio. Questo è sperpero dei soldi. Io non capisco il nostro sindaco, il nostro comandante generale dei vigili, che cosa stia facendo, perché è un'assurdità che non si riesca a fare un accorpamento. Ci aspettiamo il decentramento, ma non riusciamo a fare il nostro accorpamento. Quindi ci fa anche rima, se guardate, decentramento e accorpamento. Quindi è una grande fregatura sia il decentramento che l'accorpamento. Pertanto io proporrei alla Commissione di accelerare i tempi, in modo che questi tempi si allineano anche con la crisi che sta vivendo il Comune di Roma, se si risolve o non si risolve. Pertanto non cercare 18 mesi, ma accelerare almeno entro la fine dell'anno di chiudere questa benedetta commissione,
perché dopo e mandare tutto quanto al comune, perché dopo il comune ci metterà altri 2 anni, non ci va più, meglio ancora, quindi chiudiamo tutto quanto entro il 31 dicembre di quest'anno e con l'anno prossimo, salvo le elezioni comunali in vista, approviamo questo regolamento, così possiamo dire che in 2 anni e mezzo abbiamo approvato un regolamento che ha riportato un po' di ordine nel nostro municipio. Grazie. Consigliere Giuliano. Io prima. No, c'era prima il consigliere Giuliano. Consigliere Giuliano, prego. Io ho l'ordine Giuliano, vabbè, per me è indifferente. Prego. Consigliere Giuliano, prego. Scusa, ma stiamo giocando qua. Allora, prego. Volevo essere gentile, volevo essere presidente. Giuliano, posso interrompere un attimo? Giuliano, allora, io credo, per correttezza, lo devo anche dire, diciamo che contemporaneamente al Consiglio è stata convocata una commissione del controllo e garanzia alle ore 11.30 in località Ciampino. Diciamo c'è stata un po' una un'incomprensione tra il Presidente della Commissione, perché chiaramente il Consiglio ha la prevalenza sulle riunioni delle commissioni, però ecco, se vogliamo tenerlo presente questo nell'ordine dei lavori, non so, valutiamo noi. Prego, consigliere. Non ce l'ha nessuna commissione. Non ho capito, vabbè, ma adeguo. Allora, grazie Presidente. Non è la prima volta, Giuliano? Sì. Che non capisci. Ma se capisco io, capiscono tutti. Bra. Allora, per quanto riguarda la commissione, la richiesta quindi di quest'atto che stiamo parlando, Presidente, io devo dire, la verità, cioè nella commissione regolamento si lavora bene, per cui probabilmente anche perché essendo appunto un argomento che aiuta, no? ai lavori, ai confronti eccetera, quindi non è parte integrante di una ideologia partitica dove uno porta avanti le proprie istanze, quindi questo sì effettivamente aiuta, però devo dire che si lavora bene anche con momenti anche di tranquillità, con qualche punto ogni tanto di polemica, ma mi sembra che in altre commissioni questo avvenga spesso e volentieri. Quindi questo voglio dire che questa commissione, devo dire, insomma, anche la Presidente, non ho cose particolari con la Presidente, ma devo dire che fa il suo lavoro e che ci fa lavorare in tranquillità. Ora l'argomento sta in esaurimento, quindi si è concluso quello del regolamento, il lavoro è stato fatto, è stato verificato, dovremmo andare a meta. Io ho chiesto, sono uno di quelli che ha chiesto ovviamente di proseguire con il decentramento e con la riunificazione dei municipi, perché sono convinto che se una commissione ad hoc riesce, come ha fatto fino adesso, a confrontarsi, a mettere insieme elementi, a poter capire e poi suggerire a chi di dovere quelle che sono veramente le anomalie di una riunificazione di 2 municipi e quindi dare il proprio contributo e di conseguenza anche la mancanza ovvia, questa è sotto l'occhio di tutti, del decentramento vero, penso che sia utile perché io penso che su questa seconda tornata e richiesta di proseguimento della commissione speciale, io penso che noi potremmo essere fondamentali, cara Presidente di Commissione e i commissari ne fanno parte, penso che possiamo essere fondamentali anche nei confronti degli uffici, nel senso dare il nostro contributo anche per i vari settori, perché andiamo a conoscere e a capire quelle che sono effettivamente, no, le problematiche che risultano, che si trovano non volute, quindi obbligate. E quindi penso che sia uno strumento. Adesso 2 anni, 18, chi dice 6, io penso che un 12 mesi, un anno, sperando sempre che le cose vadano avanti ovviamente, perché poi non dipende da noi se al centro qualcuno decide
di fare come Giulio Cesare e dire boom, no? Votare contro, ma questo è un altro discorso. Noi per nostra competenza abbiamo questo, programmiamo questo lavoro, io penso che un anno sia intelligente, poi facciamo prima, come diceva il mio collega e amico Matronola, dice facciamo pure 8 commissioni a settimana, tanto non vogliamo, non prendiamo, tanto noi dopo 16 presenze non è che ci danno di più, anzi, ok? Quindi, e, oppure programmiamo 2, 1, insomma, cioè lo possiamo fare questo lavoro in modo autonomo, però penso che è un lavoro importante che oggi abbiamo messo da parte per il regolamento che serviva, ma che possa essere utile anche per capire come funzionano certe dinamiche. Cioè noi non sappiamo, oppure lo sappiamo diciamo per differita, che le problematiche di un'amministrazione che ha unito 2 municipi, no? Ne conosciamo quelle superficiali, ma non conosciamo le dinamiche interne, e quindi potrebbe essere lo strumento per poter fare questo. Poi è normale che diciamo a una commissione come questa di fare un lavoro particolare, però poi dobbiamo anche avere le commissioni permanenti che devono comunque lavorare. Allora ho sentito la polemica prima, e siccome a me non mi piace parlare dietro, io parlo sempre avanti, chiedo anche al collega presidente di commissione lavori pubblici di stare un pochino più sul pezzo, per evitare poi, no, che uno non si possa, no, sentendo sempre le chiacchiere dietro, non si possa poi mai difendere, e quindi di fare, no, di organizzare un lavoro, perché appunto si sente, no, 2 o 3 volte che non riesce, poi dopo tra i problemi personali e non, no, va a capire qual è la cosa, no? E quindi per evitare questo io penso che, ma lo do come consiglio in diretta, lo potrei anche non fare e prenderti da parte, però siccome mi piace dire le cose sempre in faccia, questo è il mio suggerimento, quindi come un padre fa con un figlio, infatti potresti essere mio figlio. Quindi questo è il ragionamento, e le commissioni permanenti quindi devono fare il loro lavoro, è ovvio. Poi le speciali vanno, no, a contornare quelli che sono gli argomenti specifici. Quindi parlo a suocera finché nuora intenda. Grazie. Grazie. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Consiglieri, solo per fare una piccola osservazione, dovremmo fare pace col cervello, perché entrando nel merito del regolamento che oramai da molto tempo ci siamo avviati, io faccio parte di questa commissione, abbiamo lavorato, introduce dei cambiamenti sostanziali, per cui non è da poco se approviamo il regolamento a dicembre o lo approviamo più in là, vuol dire che diventa attivo, quindi cambierà qualcosa per noi consiglieri o meno. Quindi è qui la questione. Il regolamento ha introdotto degli articoli nuovi sulle commissioni, sui presidenti di commissione, sulle assenze, sulle modalità, migliorando in modo straordinario quello che è un regolamento un po' ambiguo tra 2 municipi che si accorpano. Quindi io non ho visto, come dire, nel prolungamento e nella proposta che ha fatto il Presidente d'Aula, nessuna forzatura, se poi di fatto alcuni consiglieri chiedono ripetutamente in commissione che detto regolamento non debba essere applicato in corso d'opera. Non so io se sono riuscito a porre all'attenzione dei consiglieri questo fatto. Noi approviamo il regolamento e sono convinto che potremmo riuscire ad approvarlo velocemente, anzi eravamo pronti se qualcuno magari non avesse ritardato, perché a volte si ripetono gli articoli. È stato un lavoro dettagliato, curato, che ha toccato tutto l'articolato del regolamento. Quindi è ovvio che se noi licenziamo un regolamento dovremmo assolutamente attuarlo, renderlo esecutivo subito dopo l'approvazione, e non è che si deve aspettare la nuova consigliatura. Quindi siccome questo paventa un po' la situazione che si è venuta a creare questo municipio, per questo
una situazione concordata, è ovvio che dà più spazio, più margine, ma non è una questione legata al nulla e del niente di quello di cui si è detto, proprio per avere una capacità di ragionare su quello che succederà dopo il regolamento. Condivido, se l'Aula lo ritiene, anche di licenziare prima possibile e attuare quindi l'esecutività di questo regolamento. Grazie. Grazie. Allora, non ci sono altre richieste di intervento, quindi sospendo 10 minuti il Consiglio, riunisco i capigruppo col Presidente della Commissione, valutiamo, diciamo, il merito di questi emendamenti. Quindi il Consiglio sospeso 10 minuti. Consigliere, di prendere posto e riapriamo il Consiglio. Allora, nella... Allora, diciamo, da questa riunione è scaturito che i due emendamenti modificativi che riguardano la durata della proroga vengono ritirati tutti e due. Resta, diciamo, in discussione, in votazione, l'emendamento soppressivo che riguarda il capoverso delle premesse. Bene, quindi adesso finita la discussione generale, andiamo alla discussione su questo emendamento, emendamento soppressivo. Siamo agli emendamenti. Allora, primo firmatario Tutino, vuole illustrare l'emendamento, per favore? Vuole convocare un'altra commissione della Capigruppo, Presidente? O andiamo avanti, per favore? Consigliere Tutino, di illustrare questo emendamento soppressivo. No, perfetto. Sì, sì. Allora, l'emendamento è molto semplice, va a, diciamo, sopprimere una parte che attribuiva di fatto nuove competenze alla Commissione. C'è stata qualche procedura un pochino sgangherata nella maniera in cui la delibera è arrivata al voto, perché arriva il giorno stesso e questo ha provocato i danni che sono sotto agli occhi di tutti. Si viene a sapere della delibera per sentito dire, la si legge il giorno stesso e si scoprono delle cose che non si vorrebbero scoprire. Sono contento dell'accordo che si è apparentemente raggiunto in Capigruppo grazie alla all'attività in particolare all'attenzione a questo della lista civica che ha riportato all'ordine la situazione, perché in due anni, vorrei ricordare che in due anni si era votata la Costituzione della Repubblica e sono contento che in due anni siamo quasi riusciti a finire ultimo tra i municipi. Capite che c'entra con l'emendamento soppressivo questa argomentazione? E ci sto arrivando. Dunque, sull'emendamento soppressivo, andare ad aggiungere altre competenze non sarebbe stato certamente opportuno, per cui l'emendamento soppressivo a cui tutte le forze politiche hanno aderito fa sì che le competenze restino quelle iniziali. Grazie. Allora, apriamo la discussione su questo emendamento. Non ci sono interventi. Consigliere Matrone, la prego. Io
cioè si esce da una conferenza di capigruppo, si parla, si va, poi arriva un provocatore, perché questa è provocazione, dicendo che grazie a loro, grazie al controllo che hanno fatto loro, dice togliamo una cosa che dobbiamo finire, perché quando si fa una conferenza di capigruppo e si decide, no? Punto e basta, si è deciso di sopprimerlo, non c'è bisogno di farci la marchetta dietro dicendo grazie a noi che abbiamo fatto, è stato fatto punto e basta, cioè se provocazioni da parte della lista civica Marino devono finire, il consigliere Tutino deve rientrare in se stesso, cioè, e ripeto, la conferenza di capigruppo è suprema su tutto e non si può uscire in un consiglio aperto a dire queste stronzate. Grazie, mi scusi. Però quando sento se le provocazioni vado fuori. Le parole che usiamo. Ok, grazie, scusi tanto. Il problema invece dell'altro, degli altri emendamenti, e ridico, io avevo capito male, ve lo posso dire. Avevo capito male perché si pensava che la proroga dei 2 anni riguardasse soltanto la definizione del regolamento, invece no, il regolamento va a chiudersi entro luglio, entro settembre, pertanto rimangono le stesse competenze che aveva la commissione prima, soltanto che non si discuterà, salvo casi eccezionali, di questo benedetto regolamento, perché giustamente potrà succedere che qualche ufficio faccia qualche obiezione, faccia qualche cosa, a chi si rivolge se la commissione non c'è più, quindi pertanto la commissione dovrà senz'altro rimanere aperta e per il regolamento e per andare avanti a quel famoso decentramento che ho detto prima, sono anni e anni che se ne parla, però purtroppo fino ad oggi è ancora lettera morta, si cammina ma non si fa niente. Quindi richiamo un'altra volta all'attenzione i consiglieri che quando si fa la conferenza di capigruppo bisogna avere un comportamento consono, un comportamento di quello che si è deciso, deve essere correttezza, non perché siamo in streaming e dobbiamo fare la marchetta, scusi. Consigliere Esterità. Consigliere Esterità. Sì, devo dire che gran parte delle cose che ha detto chi mi ha preceduto lo condivido e le faccio presente, Presidente, a lei, che ho molto affetto sia per l'età sia per la carica, o per la carica e per l'età, e che lei è presidente e fa parte, ha 2 vicepresidenti. Il consigliere che Tutino è il vicepresidente, il suo vicepresidente. Perciò prima di intervenire, il vicepresidente ha una responsabilità politica in aula, rappresenta la seconda carica più importante di questo municipio, quasi più importante degli assessori. E ho detto tutto. Grazie. Tanto per chiarire, il regolamento della partecipazione era già stato affrontato nella commissione ed si era anche andati avanti con gli articoli e ne abbiamo parlato di fare questo regolamento della partecipazione per completare il regolamento del municipio. Quindi non era una cosa pretestuosa per tenere aperta la commissione. In ogni caso io portato in consiglio il regolamento vi annuncio che do le dimissioni. Le dimissioni. Vabbè. Allora. Consigliere Penassi. Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Dunque io volevo... Ripeto, stiamo sempre parlando dell'emendamento soppressivo. Sì, infatti voglio specificare un attimo il perché di questo emendamento, perché forse va ulteriormente chiarito. Noi non è che siamo, almeno io personalmente, non sono contrario al fatto che si discuta di partecipazione o di qualsiasi altro argomento che sia inerente un po' alla Commissione stessa. Però il motivo per cui andiamo appunto a eliminare quel capoverso è perché si scrive tutto quello che deve fare la commissione, cioè la discussione sul decentramento, sull'accorpamento, oppure non si mette nulla. Per questo noi non vorremmo, insomma, con un capoverso vincolare in qualche modo l'essere della commissione, per cui non c'è nessun, diciamo,
come posso dire, nessun intento riduttivo o castrante rispetto all'argomento della partecipazione affrontato dalla Commissione. Si tratta solo di appunto capire cosa dobbiamo fare in modo che non ci siano equivoci, come prima ha sottolineato il consigliere Madronola, perché decentramento e accorpamento non sono due tematiche tanto leggere, insomma, quindi riflettiamo su questo, ecco. Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Presidente, eccomi, grazie. Allora, chiaro, cioè quello che ho sentito pure dall'altra parte, dalla Presidente, ne ho parlato prima in capigruppo, per cortesia, cioè siamo seri e portiamo avanti un lavoro. La confusione che si è generata è stata disquisita, quindi è stata affrontata, quindi per ovvie ragioni il titolo della Commissione deve essere quello, sapendo che il ragionamento, quindi quello che era, viene prolungata la Commissione con gli stessi titoli, sapendo che quella del regolamento è agli sgoccioli, quindi verrà affrontato dagli uffici nell'arco di un mese o due, quelli che sono insomma i tempi tecnici, dopodiché la Commissione continuerà il percorso sugli altri argomenti che ha al suo interno. Questo deve essere una cosa normale. Abbiamo detto prima, l'ho detto prima anche nell'intervento, che servirà comunque avere cognizione di quello che è il nostro territorio e quello che ha comportato questo, diciamo, congiungimento di due municipi e il non decentramento che a noi comunque arriva in maniera distorta, anche la riunificazione è arrivata in maniera distorta. Non è che noi abbiamo riunificato i due municipi avendo la sommatoria, no, delle risorse che avevamo prima, del personale che avevamo prima o dei dirigenti che avevamo prima, eccetera eccetera. Quindi è anche giusto a questo punto che è stato fatto prima un discorso sul regolamento che era urgente e adesso si affronterà il decentramento, il ricongiungimento, l'accorpamento dei municipi. Il tempo che sarà necessario è ovvio, è intelligente mettere due anni, un anno, quello che vi pare è ovvio, ha un senso. Poi se finisce prima, come tutte le cose, finirà prima. Quindi io non penso che ci sia più da discutere su questa situazione qua, e quindi va bene la soppressione di questo discorso, perché non è che chiediamo solo per, si continua per fare il lavoro su cui questa commissione era nata. Erano tre punti, è stato fatto uno, ne vanno fatti gli altri due, basta, ci sono tutti d'accordo i capigruppo, siamo usciti dalla riunione, finito il ragionamento. Grazie, grazie Presidente. Grazie. Allora, passiamo allora alla dichiarazione di voto su questo emendamento soppressivo. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, emendamento soppressivo numero 1, ripeto, sopprimere il capoverso 1 da che la necessità fino a progetti municipali, tutto il capoverso. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. L'emendamento è approvato con 15 voti favorevoli. Allora, 15 voti favorevoli, nessun contrario. Allora, 16 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Adesso passiamo alla dichiarazione di voto sulla delibera emendata. Bene, con questo emendamento soppressivo. Allora, dichiarazione di voto. No, è solo che ritiro quindi la firma dall'altro emendamento che era ancora in votazione. Quindi due emendamenti sono modificativi, sono ritirati. Grazie. Allora, dichiarazione di voto sulla delibera emendata con l'emendamento soppressivo. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
evitare la daga, Benessi, Cofano, Villa, Matronnola, Tredicine, La Notte, Cerconi e Giuliano. Allora, facciamo la controprova veloce, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno, quindi la delibera è approvata. Immediata eseguibilità non ci servirebbe, però se la... Vabbè, intanto è approvata con 16 voti a favore. Allora, votiamo adesso secondo la richiesta dell'ufficio l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Vabbè. Allora, controprova veloce, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Allora, passiamo adesso al secondo punto all'ordine del giorno. Proposta di risoluzione della consigliera Lancia avente ad oggetto potenziamento e illuminazione via del Mandrione. Prego la consigliera di illustrare l'atto. Allora, tra via del Mandrione e via Assisi sono anni che manca l'illuminazione, via Assisi ha grandi problemi di sicurezza e gli abitanti avevano chiesto di poter mettere due lampioni per illuminare il passaggio. Dal 2010 che dal Dipartimento è stata deliberata l'accensione di questi lampioni, l'installazione di questi lampioni, ma l'ACEA non è intervenuta, c'è stato una fitta scambio di corrispondenza tra Dipartimento, abitanti e ACEA, tutto era pronto, erano deliberati anche lo stanziamento, però questi lampioni non sono stati messi. Allora io chiedo con questa risoluzione che il municipio si faccia parte attiva in questa cosa per accelerare con la CEA, che tra l'altro, visto che ha fatto un bando di 500.000 euro per le associazioni, probabilmente non ha problemi finanziari, ma il comune stesso aveva già deliberato lo stanziamento. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? No. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno, l'atto è approvato con 17 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Proposta di risoluzione di iniziativa della consigliera Caccamo, avente ad oggetto creazione di un arco percorso tra i municipi quinto, settimo e ottavo. Prego la consigliera di illustrare l'atto. Grazie Presidente. Il giubileo indetto da Papa Francesco, che si svolgerà, giubileo straordinario che si svolgerà dall'8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016, può diventare un'occasione di sviluppo e rilancio dell'economia per la nostra città se sapremo coglierne e sfruttarne tutte le opportunità. Perciò quando ho sentito il sindaco proclamare la creazione di preannunciare la creazione di 5 archi o percorsi che avrebbero riguardato i municipi periferici di Roma e visto che tra questi municipi non era incluso il settimo, ho pensato che fosse opportuno proporre
di includere in questi archeopercorsi anche il settimo municipio, e quindi tocca a noi consiglieri, a noi consiglio, proporre l'istituzione di questo archeopercorso che riguardi anche il settimo municipio. Io ringrazio la Commissione Cultura che ha accolto immediatamente questa idea e ha deciso di coinvolgere in questa iniziativa anche i municipi limitrofi, il quinto e l'ottavo, anche se questo coinvolgimento ha portato poi un forte ritardo nell'iter di questo atto, tant'è che questo atto è stato presentato il 9 marzo agli uffici e soltanto oggi arriva alla discussione dell'Aula. Comunque, per tornare all'argomento, vorrei evidenziare l'importanza di portare il turismo anche nel nostro municipio, perché se è vero che Roma è tutta Roma, così recita un famoso slogan, è importante coinvolgere anche i municipi di periferia in questa attività di turismo, tanto più che il municipio settimo, tra la via Tuscolana e la via Appia, presenta numerosi siti storico-archeologici che, se opportunamente pubblicizzati e valorizzati, cosa che finora diciamo che è rimasto un po' materia carente, almeno per quanto riguarda questo nostro municipio, questi siti, se opportunamente pubblicizzati e valorizzati, possono portare ricchezza, rilanciare l'economia, portare lavoro ai nostri concittadini. Quindi mi auguro che questo documento incontri il favore dell'Aula. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, Assessore, gli uffici e colleghi. Io volevo prima di tutto ovviamente ringraziare la consigliera Caccamo per l'input e lo spunto che ci ha dato, che ha dato alla Commissione Cultura, la Commissione che presiedo, con questo atto e anche con la disponibilità a lavorarci in commissione, insomma, con dei cambiamenti molto significativi a cui abbiamo lavorato. Quindi ovviamente ringrazio anche tutti i membri della commissione per il lavoro proficuo che abbiamo potuto fare in diverse sedute, come pure Presidente, mi permetta di rivolgere un pensiero al Dio, che detto così sembra un po' brutto, ma insomma di ringraziare i presidenti delle commissioni cultura del quinto municipio e dell'ottavo per aver accolto il nostro invito e per aver partecipato anche ad una seduta dei nostri lavori, quindi il presidente Ferretti del quinto e Conia dell'ottavo. Perché? Perché in commissione, quando ci è arrivata questa risoluzione, che appunto, come ha spiegato la proponente, chiedeva di essere inseriti in uno dei cinque percorsi che il sindaco aveva annunciato che sarebbero stati creati e suggeriti ai turisti in occasione del prossimo vicinissimo ormai giubileo, per cui insomma speriamo anche che il governo si decida al più presto a trasferire i fondi e espletare tutte le pratiche per la gestione di questo giubileo, perché insomma i tempi cominciano ad essere davvero molto stretti. Quando quindi ci è arrivata questa risoluzione in cui si chiedeva di essere compresi in uno di questi cinque archeopercorsi, la Commissione ha proposto di fare rete, fare squadra con i due municipi più vicini ed anche quelli più simili al nostro come patrimonio archeologico, come storia, come tipologia di insediamenti e di resti archeologici e di beni culturali sul territorio. Perché? Perché insomma, molto semplicemente, se gli archeopercorsi saranno 5, i municipi sono 15, se ci mettiamo insieme come tre municipi con una proposta concreta, ragionevole e valida, insomma, evidentemente le possibilità che questa cosa sia accolta aumentano di molto. Abbiamo fatto in modo che il percorso si sviluppi su un tracciato, come dire, dal nostro punto di vista intelligente, perché i siti sono abbastanza vicini, si inseriscono su un asse anche molto ben collegato con il trasporto pubblico, con la viabilità,
e per quanto riguarda il nostro municipio abbiamo scelto due siti su cui l'amministrazione statale e comunale, perché i due siti che abbiamo scelto, cioè il Parco delle Tombe Latine ad Arco di Travertino e il Mausoleo del Monte del Grano a Piazza dei Tribuni, a ridosso di Piazza dei Tribuni, appartengono, uno sono gestite uno dalla sovrintendenza di Stato e quindi dal Ministero, e uno dalla sovrintendenza capitolina. Quindi abbiamo scelto questi due siti perché secondo noi di notevole interesse, poco conosciuti a nostro modo di vedere da parte del pubblico, sia dei residenti sia dei turisti, e sono due siti su cui l'amministrazione, ripeto, ha investito negli ultimi anni in modo importante. Quindi, insomma, semplificando, non c'è molto da fare, se non quelli appunto di inserirli in un archeopercorso, che possa essere un archeobus, che possa essere un percorso diverso, questo lo vedrà l'amministrazione capitolina, ma il Parco delle Tombe Latine è stato recentemente oggetto di lavori, di restauri e di una nuova musealizzazione che prevede anche dei pannelli in italiano e in inglese, insomma, e anche l'apertura dei due mausolei con mosaici e stucchi ed affreschi all'interno, e il mausoleo di Monte del Grano è ugualmente visitabile ma solo su appuntamento. Quindi abbiamo cercato di inserire due siti che si inserissero bene nel contatto con gli altri due municipi, facendo un lavoro a nostro modo di vedere, insomma, importante e accorto ed oculato. Ci auguriamo che ci siano i tempi entro il Giubileo, che ricordiamo inizia a fine novembre, per approntare questi cinque archeopercorsi, e ovviamente ci auguriamo che uno di questi cinque sia quello che noi suggeriamo e che comprende anche il nostro municipio. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Steridano, prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno signori consiglieri. Io veramente ho grande affetto per la consigliera che ha presentato l'atto, la signora Stella Caccamo, signora non a caso, proprio per la sua signorilità nel stare in commissione. E questi spunti di questa mattina mi hanno aperto un po' un'immagine di vedere il Santo Padre in bicicletta tra i due parchi, la Caffarella e il Parco degli Acquedotti. Il Giubileo va visitato anche all'interno dei nostri spettacolari. Ha vinto un premio Nobel, un premio internazionale, ma il Nobel no, mi sono sbagliato, e sulla grande bellezza, facendo vedere il Parco degli Acquedotti più di una volta, è stato visto in tutto il mondo, e io che sono un frequentatore di camminata veloce, lo dico al consigliere Giuliano, così la mattina magari lo può fare anche lui che ha bisogno, e vedo che vengono tantissimi giapponesi, cinesi, fotografano, e tante volte fotografano soprattutto la grande bruttezza di questo posto. E ci sono solamente due cassonetti del lama, sempre strapieni, non c'è una fontanella, c'è solamente tanta polvere. Cioè, che c'entra con questo? Per carità di Dio, questo è lodevole, questo argomento, e io sarò contento di votarla, orgoglioso, visto e considerato che la signora Caccamo fa parte del Partito Democratico. E faccio i complimenti alla Commissione che ha avuto la pazienza e l'attenzione di guardare con molta, coinvolgere le commissioni limitrofe. Sarebbe il caso di vedere se le commissioni limitrofe un giorno ci commissionano anche a noi, perché noi abbiamo chiesto più di una volta all'ottavo municipio di coinvolgerci su un problema che nei nostri confini a statuario c'è una casa cantoniera che sull'Appia Nuova, dove passa il Santo Padre, dove quel Giubileo sarà frequentatissimo, però ci sono i panni stesi, ci sono le bagnarole, come si dice a Roma, sulla via Appia, che lavano i bambini, con una pericolosità incredibile, Presidente, perché questi bambini, che sono bambini, hanno l'idea di attraversare l'Appia Nuova,
faremo un altro minuto di silenzio. Perciò la mia preghiera è alla commissione che ha lavorato di provare a fare anche un percorso, una pista ciclabile all'interno dei due parchi. Ha visto mai che nel Giubileo e soprattutto io lo dicevo al mio primo intervento della giornata, ieri pomeriggio sono stato a Piazza dei Tribuni, lì dove sta il museo. Il dramma sporco, pieno di bottiglie, di cui rotti, bambini che giocano a pallone in mezzo alla polvere, non c'è la fontanella. Spero che questa mattina, non grazie a questa maggioranza, lo devo dire, assessore, lei è molto attenta, diligente, presente, la ringrazio a nome mio personale e penso anche del nome dei consiglieri, però è vergognoso che sono 15 giorni che a Monte del Grano non c'è la fontanella. Io in questi due giorni sto combattendo corpo a corpo con l'ACEA e spero, appena finisce il consiglio, di andare a vedere se hanno messo questa fontanella, perché quei cittadini che stiamo dicendo, attenzione che fra un po' si farà il Giubileo e sistemeremo tutto, il Giubileo è fra due mesi, perché se inizia a novembre, ottobre, settembre. Grazie, mi scuso Presidente con lei, soprattutto grazie, che ha tanta pazienza con me. Consigliere Matronova. Non volevo intervenire, però sono stato preso per la giacchetta dal consigliere che mi ha preceduto. Volevo ricordarli che quando il Santo Padre passerà su Via Appi e vedrà i panni stesi, vedrà pure una mozione bocciata da questo consiglio dove noi chiedevamo lo sgombero di quello scempio, però questo consiglio non l'ha ritenuta ricevibile e pertanto l'ha bocciata. Quindi il Santo Padre, scusate se lo nomino spesso, sarà messo a conoscenza di questo atteggiamento di questo municipio. E invece dei panni ci metteremo tutte copie delle mozioni bocciate da questo. Se vuole il telefono glielo do. Ce l'ho, c'ho il filo diretto. Contenzati, religiosi sensi. Quindi delle volte diciamo il Giubileo non inizia a novembre, inizia l'8 dicembre, comunque per la precisione. Per quanto concerne gli arcopercorsi, per carità, la Commissione ha lavorato bene, ci sono state un po' di perplessità, più che altro sui collegamenti dei siti, come verranno collegati uno con l'altro. Mi hanno detto che poi verranno presi dei pullman che faranno questo arcopercorso, porterà sta gente. Certo, dentro all'interno del parco sarebbe stato un po' difficile portarli, perché non ci sono accessi per le macchine, ma più che non ci sono accessi per le macchine c'è la vergogna, perché io l'ho definita, quando è uscito quel bel film La Grande Bellezza, io dopo un mese l'ho definita la grande schifezza. Perché? Perché far vedere degli acquedotti bellissimi, però non far vedere che a fianco agli acquedotti ci sono degli insediamenti abusivi, a fianco agli acquedotti ci sono i secchioni che non vengono scaricati, ci sta di tutto, pertanto La Grande Bellezza è definita la grande schifezza. E detto questo forse ci sarebbero stati anche forse siti più belli da collegare, però giustamente abbiamo l'archeologo che giustamente credo che abbia dato dei suggerimenti validi per rivalutare Monte del Grano. E certo, Monte del Grano, io mi auguro, non so se però qualcuno ci ha pensato, a me mi viene da ridere quando andiamo a Monte del Grano con i pullman, con tutti questi questi turisti, magari col pullman scoperto, tutto quanto, arrivano a Piazza dei Tribuni. Dicono, guarda, ci sono le antichità. Dove sta l'antichità? C'è il mercato, che è qua la roba, là, tutte quelle baracche, tutti quei fili a penzoloni, tutti quei banchi. Ma che è un mercato questo? Ma noi siamo venuti a visitare lo scempio o la bellezza? Perché questo? Perché io mi sto battendo su quel mercato, come ha detto il consigliere Stelitano, che si sta battendo per la fontanella di Monte del Grano, io non faccio altro che ripetere Piazza dei Tribuni, e adesso Piazza dei Tribuni, il mausoleo di Piazza dei Tribuni è diventato un luogo di incontro, un luogo di visita da parte dei turisti. E che ci facciamo al mercato? Lo togliamo durante il Giubileo? Smontiamo tutti quanti i banchi? Perché quello è uno scene, è una vergogna. È la vergogna, cioè far vedere ai turisti che vengono dal mondo, da tutto il mondo, fargli vedere Piazza dei Tribuni in quelle condizioni, io mi vergognerei. Io direi, ma scusate,
Secondo me faremo visitare, forse se facciamo visitare il mercato è meglio perché quelle sono antichità, perché quel mercato risale agli anni 70, 75, forse 80, e da quel momento... Facciamo vedere come si vendeva. A voglia Giubilei, però nessuno se n'era accorto perché avevano fatto passare, non c'erano gli archeopercorsi, pertanto li hanno fatti passare altrove. Quindi portarlo lì, io ci avrei pensato un attimo, avrei detto... Aspettiamo un attimo, non è bello, perché non è che ci sono altre entrate che tu dici evitiamo Piazza dei Tribuni, facciamo entrare da Via Cucumella, no? Via Cucumella non si può entrare, devi entrare per forza in via della chiesa di... come si chiama la chiesa? C'è stati spiriti, ma non mi ricordo come si chiama. E quindi... Ho detto bene? A chiesa al quadrato, come si chiamano? Buon Consiglio, quindi via del Buon Consiglio. Quindi devono girare, vengono da Tuscolano, scendono giù tranquillamente, troveranno quello che vende le bandiere, giustamente, i cocomeri e le bandiere, poi vanno dritti, girano a sinistra e comincia la grande veduta Piazza dei Tribuni, una cosa bellissima, è una cosa che colpisce, quando uno arriva col pullman colpisce. La cosa bella che forse distoglierà lo sguardo sarà la statua di Padre Pio, rifatta dal Comitato Spontaneo Padre Pio, rifatta tutto quanto, con tante belle piante, forse quelli diranno c'è una bellezza a fianco a una grande schifezza. Poi all'interno, non so poi se vorranno vedere da quest'altra parte, c'è l'accampamento Rom, ma potete scegliere un altro sito, cioè, era meglio. Un altro sito che era meno invasivo a livello visivo, a livello a vedere, cioè potevamo portare, non so, che c'è stato di tanto bello qua, a Villa dei Quintili, sarebbe stato più bella, sarebbe stato bello. È un altro municipio, e collegavamo l'altro municipio, potevamo fare tante cose belle passando per il nostro municipio davanti al Dazio, dove ci stanno stesi i panni, e quindi sarebbe stato più bello, meglio vedere i panni stesi che lo scempio del mercato di Piazza dei Tributi. E qui qualcuno, quando arriveranno questi benedetti turisti, sperando, come ha detto il consigliere che mi ha preceduto prima, che il governo si sbrighi a definire il tutto, ma il governo si deve sbrigare a fare il nostro prefetto commissario straordinario, perché purtroppo si è dimostrato che il nostro sindaco non è all'altezza di fare il commissario straordinario per il Giubileo. Gli daranno pieni poteri, per carità, pieni poteri al sindaco, ma saranno soltanto poteri politici, così di amministrativi, perché non potrà gestire i 520 milioni, non potrà fare opere straordinarie senza il consenso del governo, non può far nulla, potrà chiudere le buche. L'unica cosa che gli è concesso... Grazie, consigliere Matrona. Grazie. No, posso terminare? Sì. Grazie. Consigliere Giuliano. Grazie, Presidente. Nella lodevole iniziativa che ci viene portata oggi qui in Consiglio, ovviamente si può dire di tutto e di più. È ovvio, è tutto da... Tutto nella vita è perfettibile. Quindi diciamo che quello che è stato messo in piedi dalla buona iniziativa, quindi dal DNA positivo a quello che poi sarà il risultato, è normale che ce ne passa. Mi auguro che questo consiglio, che questo atto venga seguito in maniera scientifica, perché ovviamente poi comporta, come abbiamo sentito, degli interventi diretti non al sito che andiamo tanto a visitare, ma a quello che lo circonda. Quindi, come appunto si diceva, il mercato di Piazza dei Tribuni, e come ovviamente può essere il discorso del Monte del Grano per la pulizia e per un certo ovviamente intervento da fare al fine di rendere perlomeno presentabile quel sito. È vero che è stato fatto, non capisco perché, cioè lo percepisco, ma lo prendo come un qualcosa che non mi dà senso, il fatto di aver fatto un documento anche insieme agli altri municipi, perché noi ovviamente dobbiamo, no, spingere per quello che ci riguarda il nostro territorio, per far conoscere alcune cose che sono meno visitate, meno conosciute.
È vero pure che il parco degli acquedotti aveva già un archeobus all'interno che prima funzionava, passava, veniva, portava la gente, mo non c'è più, quindi è stato tolto. Quindi quella è una cosa che a me mi lascia pensare, non perché, come diceva il collega che mi vuole portare in giro a fare la passeggiata, la camminata veloce, però io essendo lì vicino, insomma, non è che era una cosa positiva. Poi l'hanno tolto, chissà per quali motivi, e era uno strumento, era una situazione importante. Bene, noi adesso abbiamo queste due, l'ottavo municipio ci entra perché abbiamo quel pezzo di Appia che ci tiene collegati, perché non so poi che cosa possa avere di così evidente da porre come cultura, ma questo può essere una mia ignoranza e non conoscere che cosa c'è dall'altra parte del municipio. Non capisco il quinto municipio che cosa si possa dare se non è il parco dei centocelle dove ci sono gli autodemolitori. Noi abbiamo, ringraziando Dio, abbiamo, morfologicamente parlando, sul nostro territorio abbiamo due parchi, abbiamo delle situazioni, appunto, no, che possono essere messe in evidenza. Poi se questo serviva per fare un documento e darlo a chi di dovere per avere più forza, io mi sarei collegato anche col primo municipio, perché no? No? Il primo municipio per antonomasia c'ha di tutto, e quindi siccome siamo lì, San Giovanni, no? È il collegamento, la porta lì è il collegamento col nostro municipio che si estende da San Giovanni a Vermicino, quindi no, siamo limitrofi, potevamo fare quinto, ottavo, primo, non dico il sesto perché qualcuno non si può avvicinare al sesto ultimamente, neanche per chiedere la cultura, visto che hanno dalla cultura o dall'attività, diciamo, estiva, che è nato tutto il meccanismo, questo lo capisco, dicendo con chi andiamo a parlare lì. Però anche il primo municipio poteva essere un argomento, un municipio dove poter dare maggior forza, no? Anche perché loro si muovono per conto loro, cioè il primo municipio, il centro storico, si muovono di conseguenza, e noi potevamo agganciarci, ok, come prolungamento naturale, no, di quel pezzo di quadrante di città. Poi ai due lati mettevamo ottavo e quinto, che sono, diciamo, per far numero, poi quindi questo poteva essere ancora più, no? Ma ormai, voglio dire, dirlo dopo forse non ha senso, ma in un tavolo io penso che questo, siccome bisogna lavorarci, dirlo, metterlo, farlo presente potrebbe essere intelligente. Io rimetterei anche al tavolo di conseguenza, perché questa questione dovrà essere seguita in modo, come ho detto, scientifico e puntuale, perché sennò i risultati non arriveranno e faremo solo una brutta figura se non è seguita da chi di dovere. Io rimetterei anche un'attenzione sul parco degli acquedotti, perché comunque, siccome c'era una realtà, rimetterla. Quindi se uno prende un pullman, due pullman, non penso che durante il periodo del giubileo tre pullman che possano comunque fare un percorso di un certo tipo, io penso che sia una cosa da poter chiedere. Poi ci risponderanno di no, ma ci devono rispondere di no. Io lo metterei nella fase che va a seguire, perché non è che noi facciamo quest'atto e abbiamo risolto i problemi del nostro municipio, della nostra iniziativa, purtroppo. Sappiamo che è complicato, quindi io metterei questa cosa, lo dico a chi di dovere, perché potrebbe essere un elemento che può dare maggior forza o può dare maggior chiarezza, anche parlare col primo municipio e trovare qualche collegamento, perché il centro storico comunque fa la differenza da questo punto di vista. Questo era il consiglio. Siamo d'accordo con il Fratelli d'Italia, e però, no, dico a chi dovere, insomma, anche in commissioni successive, di allargare il quadro se è possibile con questi elementi, diciamo, che sono suggerimenti, perché il lavoro è stato fatto, nonostante tutto, ovviamente le complicazioni, è stato fatto bene da chi di dovere. Consigliera Carlos, prego. Presidente, assessore e colleghi consiglieri, intervengo per delucidare alcuni punti che sono emersi nella discussione. Ringrazio la consigliera Caccamo per la proposta fatta in commissione, che è stata ampiamente discussa e ha visto anche la partecipazione degli altri municipi, e un dibattito ampio anche all'interno della commissione. Per delucidare, per il semplice fatto che io stessa ho posto due punti di vista, diciamo, due finalità
possibilità che poteva avere questa risoluzione, che era quella di attrarre maggiormente il turismo, quello consolidato della città, e quindi inserire all'interno dei percorsi delle aree e del patrimonio già conosciuto, oppure quello di inserire alcuni elementi che non sono così valorizzati nel nostro territorio e che forse hanno bisogno di essere maggiormente promossi. Mi sembra che alla fine la volontà non era quella di escludere parte del patrimonio importante e ricco, perché io ricordo che abbiamo patrimonio anche al di fuori del, penso ad esempio all'antiquarium di Via Lucrezia, che può essere un altro punto di attrazione, ma è stata la volontà, diciamo la sintesi della Commissione, di puntare per quanto riguarda il Giubileo nell'inserimento di un percorso di due punti da valorizzare sul territorio, che potessero essere comunque limitrofi all'area consolidata della città, che potessero essere anche di percorso con gli altri municipi e che ovviamente questo non penso precluda una discussione poi sulla valorizzazione anche del resto del percorso, perché quando si parla del Parco degli Acquedotti, Parco della Caffarella, all'interno ci sono anche delle realtà già esistenti, già importanti anche a livello internazionale, quindi probabilmente l'attrazione turistica lì è già abbastanza forte. Penso che come ente di prossimità è stato positivo l'idea di inserire una valorizzazione invece di quello che è un patrimonio forse sconosciuto alla città, e di inserirlo in un passaggio e in un percorso che ci veda per il Giubileo, ma che poi rimanga anche patrimonio dell'attività culturale e turistica del nostro territorio. Grazie. Grazie consigliera Carus. Allora, non ci sono altri interventi, ha chiesto di intervenire l'assessore Gian Siracusa. Sì, grazie Presidente. Allora, in merito a questa risoluzione io volevo innanzitutto ringraziare la consigliera Caccamo per lo spunto che ha fornito alla Commissione e esprimere il mio apprezzamento per il lavoro della Commissione, perché ha affrontato questa questione insomma in maniera approfondita e ha coinvolto altri due municipi, e credo che questa invece possa essere un'esperienza preziosa su come si può lavorare in sinergia con altri pezzi del comune e altri pezzi del municipio, altri municipi. Vorrei dire al consigliere Giuliano, io a questo punto mi auguro che lei sarà il primo turista degli archeopercorsi, perché secondo me ne ha un po' bisogno, se pensa che negli altri municipi vicino non ci sono bellezze, quantomeno che non le conosce, quindi io penso che questa iniziativa, se andrà a buon fine, vedrai lei un... Io personalmente, penso che con questi percorsi che verranno messi in piedi sul Giubileo e per il Giubileo, spero che possa usufruirne anche lei per apprezzare altre bellezze dei municipi limitrofi. Non scomoderò il Santo Padre in questo mio intervento e appunto che manderà la proposta di risoluzione. Vorrei rassicurare la consigliera Caccamo, perché è vero che il coinvolgimento delle altre commissioni ha evidentemente rallentato un po' l'approvazione di questa risoluzione. Lo spirito, credo, di questo approfondimento che è stato fatto anche con gli altri municipi era per dare maggior forza, cioè per far sì che all'interno dei 5 archeopercorsi un conto è che venisse una proposta soltanto da un municipio, un conto è che fosse già una cosa costruita che riguardava 3 municipi, quindi comunque un quinto dei municipi di Roma. Io ho già provveduto ad avere dei colloqui informali sia con l'assessore Marinelli che con l'assessore Pucci, che sarà quello che poi si occupa del Giubileo nel momento in cui verranno definite le questioni appunto di cui si accennava prima con il governo, quindi io adesso provvederò a inviare immediatamente questa risoluzione di cui avevo già un po' parlato, e speriamo di avere notizie quanto prima. Insomma, volevo soltanto rassicurare che non è un lavoro che inizia da oggi pomeriggio, ma insomma qualcosa abbiamo già provato a fare in attesa ovviamente della votazione del Consiglio. E detto ciò, ovviamente il parere è assolutamente favorevole. Grazie. Grazie Assessore. Allora, prima di passare alla dichiarazione di voto, volevo dire che a me piacerebbe, prima che inizi il Giubileo, di fare anche un regalo alla città, in particolare al nostro territorio, e cercare, se possibilmente, di eliminare il traffico privato davanti alla Basilica di San Giovanni Bosco.
collegare la piazza direttamente con la basilica. Sarebbe, secondo me, se fosse possibile, sarebbe un'ottima cosa. Grazie. Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Matronda, velocemente. Caro Presidente, quella dell'isola pedonale a San Giovanni Bosco è una cosa che viene da 2 anni a questa parte, quindi non è che si è inventata lei. Dichiarazione di voto? Se l'ha inventata il sindaco Marino, però a momenti lo linciavano. Dichiarazione di quindi, voto? Perché, dichiarazione di voto. Io condivido pienamente quello che ha fatto la commissione di questa risoluzione, ma ribadisco soltanto una cosa. E purtroppo non mi avete convinto, perché noi abbiamo due accessi dal nostro municipio per chi viene dall'Archeo Percorsi, da Largo dei Colli Albani. Abbiamo via del Quadrario e quando entriamo ci abbiamo un abusivismo enorme sulla sinistra, no? E poi entriamo da Buon Consiglio, gli facciamo fare la rotatoria intorno al mercato di Piazza dei Tribuni, e io credo che noi esporteremo non la bellezza del mausoleo, ma la schifezza del nostro quartiere. Cioè noi porteremo al mondo, alla visione del mondo, il degrado che esiste in quell'area, in quel punto del quartiere. Cioè prima di fare una cosa del genere, perché poi c'è il rischio che l'assessore competente che doveva intervenire su quel mercato rischia di prendere la botta, perché giustamente andrà a finire sui giornali, perché quando all'Arco Percorso una foto scattata tra il mausoleo e Piazza dei Tribuni diventerebbe un problema un po' abbastanza serio. Quindi io ci penserei prima di far partire il giubileo, no, prima che parte il giubileo, di metterci un attimo d'attenzione su quel punto del mercato coperto. Non ci inventiamo proprietà, non proprietà, l'assicurazione di essere la Chiesa, perché se è della Chiesa, come si dice, perché non si riesce a capire di chi è Piazza dei Tribuni, allora se è della Chiesa ha ragione, per cui diciamo guardate che in base al giubileo noi vorremmo riorganizzare e ristrutturare quel mercato, se è della Chiesa. Se è di un'altra cosa, dopo 40 anni ce ne siamo accorti dicendo oh, ma non è nostro quel pezzo di terreno, e ci hanno fatto il mercato sopra. Chi ha autorizzato a fare quel mercato? È abusivo? Va rimosso. E quindi dichiarazione di voto. Arrivo. E quindi apriremo il mausoleo, quando uno entra magari delle belle panchine, diventerebbe un'area verde, quella piazza diventerebbe un centro d'accoglienza per i nostri turisti. Così signori miei, è uno schiaffo che prende chi governa questo municipio, che ha inserito l'Arco Percorso, il mausoleo di Piazza dei Tribuni, prende la sveglia. La Presidente Fantino se ne accorgerà, perché quando vedrà il percorso capirà che Piazza dei Tribuni sta attaccata al mausoleo, e non mi posso sbagliare, perché non credo che facciamo in tempo a spostare il mausoleo. Consigliere Matronda, dichiarazione di voto, per cortesia. Io sono favorevole a tutto. D'accordo. Meno che all'entrata a Piazza dei Tribuni. Va bene. Che devo fare? Altre dichiarazioni di voto, consigliere Giuliano. Giuliano, tu non entrare in Piazza dei Tribuni. Allora. Per favore. Grazie Presidente, no, è ovvio che abbiamo detto prima, quindi probabilmente sarà l'occasione questa per sistemare alcune cose rimaste risolte, mi auguro, perché poi le parole finiscono a un certo punto e servono i fatti. Quindi abbiamo, come si dice, calcato la mano su delle situazioni un po' complicate, probabilmente qualcuno, no, aprirà una finestra importante su questo, anche perché noi come Fratelli d'Italia, visto anche l'intervento del capogruppo di Forza Italia e quindi anche dei altri consiglieri, metteremo insomma una certa attenzione. Siamo disponibili, ovvio che su questi argomenti c'è una disponibilità politica ovvia, però saremo attenti che tutto questo avvenga. È normale che poi se qualcosa non funziona ne dobbiamo comunque prendere le responsabilità e come parte politica dobbiamo comunque fare anche un mea culpa se questo non avviene. È vero pure, perché se non si fa mai nulla è vero che poi le cose non cambiano mai, quindi lodevole l'impegno, lodevole il rischio che si va a prendere, però poi bisogna stare sul pezzo e speriamo che le cose possano essere migliorabili. Da questo punto di vista noi saremo vigili affinché questo possa andare nel miglior modo possibile, insieme a tutti i consiglieri, a chi ha bisogno, a chi ha voglia, però saremo anche critici se questo non avverrà. Favorevoli. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Caccamo.
Io volevo innanzitutto ricordare all'Aula che abbiamo a disposizione per la manutenzione dei mercati sul bilancio una cifra pari a 0 euro. Questa occasione di creazione di questo archivo percorso è l'occasione, come ho detto prima, di accendere i riflettori su questa parte di città. Questo può portare sviluppo anche in questo senso, riqualificazione del territorio, quindi mi auguro anche riqualificazione di quel mercato che da anni il municipio richiede al Dipartimento, anche quando non governavano il centro-sinistra, chiaramente. Quindi una questione che viene da lontano. Comunque, detto questo, ripeto, questa è un'occasione per creare sviluppo e attrarre l'attenzione su questo municipio. Scusate, per cortesia. Per cortesia. Grazie, ringrazio il consigliere Caccomo che l'aveva accennato già. Per favore. Quindi questo è un primo passo che porterà sicuramente cose buone in questa parte della città. Dichiaro il voto del Partito Democratico, sarà chiaramente favorevole. Grazie. Consigliere Valdacca, prego. Grazie Presidente. Sarò velocissimo, però ricordo che le proposte di archeopercorsi riguardavano la periferia e io, consigliere Giuliano, le assicuro che se uno degli archeopercorsi riguarderà il primo municipio, io mi incatenerò sotto all'assessorato alla cultura, perché non credo che il primo municipio di Roma abbia bisogno di ulteriore pubblicità sul patrimonio archeologico. Quindi, io mi auguro che nessun archeopercorso coinvolgerà il primo municipio. Per quanto riguarda il mausoleo di Monte del Grano, che mi dispiace che la discussione si è concentrata su altre cose, io ricorderei all'Aula che abbiamo in questo municipio l'unico mausoleo imperiale di terzo secolo della città, a parte quello di Geda, il fratello di Caracalla, ma insomma è un resto importante, credo, da valorizzare, quindi il nostro voto sarà assolutamente favorevole. E 5 secondi, Presidente, mi permetta, visto che oggi è giornata di spot elettorali, io volevo avvisare i cittadini che mi sto interessando dell'area giochi di Via Lemonia. Grazie. Altre, per cortesia, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Io sono favorevole, mi sto interessando per Via Appia. Ma che poi a Via Appia, tu scusa? Così, per dire qualcosa. Scusate, per cortesia. Scusate. Allora, approvata con 17 voti a favore. Passiamo al punto numero 4, apertura fermata ferroviaria Piazza Zama. Prego la consigliera Lancia di presentare l'atto. Per cortesia, consigliera Lancia, prego. Scusate, se siamo bravi, in pochissimo tempo finiamo. La risoluzione fa riferimento a una stazione, ad una stazione ferroviaria a Piazza Zama che è prevista dal piano regolatore già dal 62. È stata rilanciata nel 2006 dall'allora sindaco Walter Beltroni. C'è stato fatto un percorso partecipativo. Nel 2014 l'agenzia regionale l'ha inserita tra le stazioni da fare ed è anche citata nel PGTU, però per fare la stazione servono parecchi soldi, quindi nel frattempo, siccome Piazza Zama è zona abbastanza sguarnita dai mezzi pubblici e ed è distante sia da metro B, cioè è poco distante da metro B e metro A, ma difficilmente raggiungibile, si richiede e le ferrovie in questo momento stanno riprogrammando l'anello ferroviario. All'assessore alla mobilità di impegnarsi per far inserire una fermata, non una stazione, per ora una fermata a Piazza Zama. Questo sgraverebbe parecchio il traffico,
sia in direzione Salaria sia in direzione Piramide Trastevere, e i cittadini hanno raccolto le firme per richiederla, e quindi abbiamo presentato questa risoluzione. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Nessuno? Semplicemente per ringraziare la consigliera Lancia che ha messo l'attenzione su questo argomento così importante, però faccio presente che nel piano regolatore, Presidente, approvato da Morassut, c'era la fermata anche di Statuario, di Via Polia, Via Santa Severina. Pregherei nell'occasione l'assessore di competenza di voler prendere in considerazione al più presto anche questa cosa. Grazie. Lei, altri interventi? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Giuliano, stiamo votando. Allora, qualcuno è contrario? No. Chi si astiene? Nessuno. Quindi è approvato con 17 voti a favore. Passiamo adesso ai verbali. I verbali sono stati messi a disposizione dei consiglieri per eventuali osservazioni. Se non ci sono osservazioni sui verbali, io li metto in votazione. I verbali tutti insieme. Si danno per perfettamente. Se non ci sono osservazioni, i verbali si danno per approvati. No, sui verbali no. Allora, quindi i verbali si intendono osservazioni. Voglio fare un intervento sui verbali, non ho capito. Non ho capito perché lei dice no, ai verbali non si fa nessun intervento. No, ha detto se ci sono osservazioni, osservazioni fatte. No. No, Presidente, volevo fare un intervento invece sui verbali, che va bene. Portarla in approvazione, la ringrazio, visto che si sono accumulati per tanti. La pregherei, a lei come Presidente del Consiglio, di programmare che ogni volta che finisce il Consiglio, la seduta successiva, quando si aprono i lavori, di dire metto in votazione il verbale della seduta precedente. Perché se no si accumulano e poi uno non capisce, non si ricorda quello che ha fatto il Presidente del Consiglio per 5 anni, dovrebbe sapere purtroppo qual è la problematica. Io ho sbagliato, ma lei che è molto più bravo di me dovrebbe fare. Cercheremo di attrezzarci, grazie. Allora, ripeto, se non ci sono osservazioni, i verbali si intendono approvati. D'accordo, consiglio è chiuso, grazie.